Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'augurio della pace del Signore giunge a tutti, coloro anche che sono collegati tramite streaming a questa celebrazione, celebrazione domenicale nella quale il Signore ancora una volta ci verrà incontro. Ci verrà incontro per suggerirci un atteggiamento fondamentale, quello di amarlo osservando i Suoi comandamenti. È proprio l'amore verso di Lui che ci fa capire che fare quello che Lui ci dice è il nostro bene. Chiediamo perdono per tutte quelle volte in cui invece ci siamo discostati dalle sue indicazioni, dai suoi comandamenti, vivendo così male non solo l'amore suo verso di noi o l'amore nostro verso di lui, ma anche l'amore tra di noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, preghiamo. O Dio che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti.
e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribili nel suo agire sugli uomini. Acclamati Dio con tutti la terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Cristo, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo, che è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Siamo alla sesta domenica di Pasqua, 6 settimane dopo Pasqua, ma soprattutto sono passati quasi 3 mesi dall'ultima domenica, e proprio allo scoccare dei 3 mesi riprenderemo, in cui c'era ancora una già impaurita però poca presenza alla celebrazione eucaristica aperta al popolo. E siamo alla vigilia della nuova possibilità di tornare a celebrare insieme come popolo l'Eucaristia. Spero davvero che questo tempo ci abbia aiutati a rinnovarci, a vedere più da vicino e con più calma quali sono le cose davvero importanti della nostra vita e a ravvivare il desiderio di seguire anche Gesù. Perché questo è quello che probabilmente abbiamo anche sperimentato, che anch'io ho colto. Una preghiera forse proprio perché impedita dal punto di vista pubblico, vissuta con maggiore intensità, interiorità, nelle proprie case, all'interno della famiglia. Sarebbe davvero un peccato che tutto questo tempo passato e conquistato in un certo modo, in un certo senso, fosse passato inutilmente. Ecco, mi è venuto questo pensiero proprio paragonandomi e paragonandoci a quello che è l'episodio della prima lettura che è stata proclamata. Sarebbe bello che si potesse ripetere quanto è accaduto e quanto viene raccontato in questo pezzo degli Atti degli Apostoli. Pensiamo innanzitutto al protagonista che viene citato subito all'inizio, questo apostolo Filippo. Noi ce lo ricordiamo domenica scorsa come colui che, titubante, pieno di interrogativi, di dubbi, insieme a Tommaso, diceva, quando Gesù ha detto io sono la via o io sono nel Padre, diceva mostraci il Padre e questo ci basta, ricevendo un po' un rimprovero da parte di Gesù, il quale diceva ma tanto tempo sono stato con voi Filippo e tu non mi hai conosciuto. Ecco, questo stesso apostolo, dopo quell'episodio avvenuto appena dopo la risurrezione, o meglio, appena prima del suo cammino doloroso verso la morte e poi la risurrezione, ecco, proprio quell'apostolo, dopo 40 giorni passati nel silenzio, nella paura, nella chiusura del cenacolo,
dopo aver ricevuto il dono dello Spirito, sente forte dentro di sé il desiderio di andare, di portare quello che lui aveva ascoltato, quello che lui aveva tenuto nel suo cuore, aveva scoperto nel suo cuore. Lui che era stato incapace di vedere in Gesù la presenza del Padre, ora lo troviamo infaticabile annunciatore di Gesù con la parola, ma anche con i segni della sua vita, che trascinavano tanti verso la fede, così come ci descrive proprio la prima lettura. Ecco, sarebbe bello che anche per noi un po' accadesse, dopo la chiusura nel nostro cenacolo, impauriti, dopo la chiusura nella quale abbiamo forse, mi auguro, rimeditato, potessimo riprendere con lo stesso stile di Filippo, con una gioia che si trasmette, con un incontro che si fa evidenza, un incontro che noi abbiamo visto e che si fa in evidenza. Una comunità, quella degli Atti degli Apostoli, che vive, grazie alla testimonianza di Filippo e dei primi cristiani, nella gioia della sua fede. Ed è quanto anche ci chiede il Vescovo nella sua lettera, che poi penso possa arrivare, che avete già avuto per chi ha il Torrazzo l'occasione di vedere, ma che mi auguro possa arrivare in tutte le case. È questo che si augura anche lui, però riprenderemo poi il termine, questa lettera del Vescovo. Ma ci domandiamo, cos'è che ha spinto Filippo? Cos'è che animava la prima comunità? Proprio in quell'ardore, in quella gioia. È quello che chiede Gesù nel Vangelo di oggi. Il desiderio di amarlo e di riconoscere e di aver riconosciuto in lui quella via, verità e vita mandata dal Padre per guidarci. E allora ci domandiamo, ma io lo amo Gesù? Lo amo in un modo libero, appassionato, sincero, incondizionato. Questo tempo mi ha fatto veramente scoprire e amare di più Gesù. Ecco, nel video che ho mandato ai bambini per questa domenica, dicevo, se uno va a prendere un metro o un contenitore di liquidi o una pesa, non serve per l'amore. L'amore non si misura attraverso, potremmo dire, i metri di misura con cui noi siamo abituati a catalogare le cose, no? È così grande, è così impossibile da misurare, che va oltre. Io mi ricordo, dicevo proprio ai bambini, no? Quando ero un bambino, che non so se capitava anche a voi, mia mamma o qualcuno mi diceva quanto mi vuoi bene, e il bambino allargava le braccia il più possibile, no? Proprio per esprimere una misura che è fuori di ogni misura. Ecco, Gesù ci dice oggi che non c'è una misura se non un criterio fondamentale per misurare il nostro amore verso di Lui: osservare i Suoi comandamenti. Questa è l'unica misura. Non possiamo dire di amarlo e poi fare quello che vogliamo o seguire le nostre logiche. I comandamenti non sono catene che ci vincolano, ma ali che ci permettono di spiccare il volo. Questo penso sia quanto ci viene detto.
Ed è proprio questa logica dell'amore che genera questa catena dell'amore. Perché se io osservo quello che lui mi dice, dimostro di amarlo. Ma nello stesso tempo sento dentro di me, dice il Vangelo stesso, questo amore di Dio penetrare ancora di più dentro di me. Sento veramente la sua presenza come colei che mi guida, che mi incoraggia. E nello stesso tempo divento capace, nell'osservanza dei comandamenti, di cogliere quello che è il fondamento del comandamento che Gesù ci ha lasciato, che è uno solo diviso in due parti, noi lo sappiamo, amare Dio e amare il prossimo e soprattutto amarci come Lui, la misura come Lui ci ha amato. Non dimentichiamo che Lui ci ha lasciato il comandamento fondamentale di amarci come ha fatto Lui. Ecco allora con quale impegno dovremmo tornare a Messa. Un impegno che ci permette di realizzare anche quanto ci chiede San Pietro nella seconda lettura. Rendere ragione della speranza che è in noi. E questa capacità di osservare perché amiamo, che rende ragione agli altri, fa vedere agli altri questa speranza, questa fiducia che è presente in noi. Nel testo di Don Tonino Bello che ho mandato questa mattina ai vari gruppi a cui faccio arrivare ogni giorno la mia brevissima riflessione, il testo di riferimento era Maria, donna del silenzio, cogliendo come il silenzio di Maria si rifà a quella famosa descrizione che troviamo appunto in lui e in Luca della Vergine, colei che serbava nel suo cuore tutte le parole del suo figlio. Ecco, donna del silenzio perché entra, fa entrare nel suo cuore quella parola. Donna del silenzio perché sa osservare. E osservare non significa solo guardare, ma significa realizzare nella mia vita la bellezza di ciò che sento, di ciò che ascolto, di ciò che penetra nel mio cuore. Ed ecco allora, vorrei concludere citando alcune affermazioni di questa lettera del Vescovo che, ripeto, mi auguro possa arrivare in settimana a ciascuno di voi insieme alle indicazioni per la ripresa delle nostre celebrazioni comunitarie. Tornare a celebrare l'Eucaristia con tutta la comunità è un dono grande e bello, dice il Vescovo. Scoprire questo, non finalmente, ma capire la bellezza. Torniamo a Messa, ma in un modo, in uno spirito, per dirci, per farne che di questo ritorno? Non certo per rimettere in discussione, anzi, per essere più convinti che in ogni caso la Messa è un dono grande che il Signore fa, ma per renderlo presente dentro la nostra vita, per tornare a Messa per portare almeno qualcosa di ciò che abbiamo vissuto in questi mesi scorsi, dice il Signore, dice il Vescovo, e per tornare migliori di come eravamo. Certo, ci riscopriremo sempre come minoranza, ancor di più forse, dentro nel nostro ritorno, ma vedremo probabilmente, e dobbiamo saperlo trasmettere, dobbiamo toglierci da quella possibilità che tante persone mostravano di non partecipare perché i cristiani erano i primi che non si comportavano secondo quanto
appunto si diceva. E quindi andare a messa perché ci trasformiamo, dice, veramente in Cristo, perché diventiamo operatori di pace, per farci cooperare nella libertà e nella concordia, per lasciarsi raggiungere dalla forza trasformante dell'amore di Dio, per essere capaci di operare in modo che ciascuno di noi che è stato messa possa essere detto da tutti coloro che lo vedono un altro Cristo. Lasciarci trasformare sul serio dalla forza trasformante dell'Eucaristia. Questo è quello che dovremmo imparare ritornando a messa. Torneremo a messa per ascoltare quella parola che nei mesi scorsi abbiamo imparato a sentire un po' di più, per non disperdere quanto abbiamo accolto in questi mesi, e uscendo dall'Eucaristia offrire ai nostri contemporanei, nella crisi che ancora stiamo attraversando, una parola sommessa ma convincente sui modi nuovi di vivere questi tempi. Potremo ancora una volta con sguardo di fede riconoscere il corpo di Cristo, ma anche capaci di toccare poi Cristo nella carne del nostro fratello, nell'amore e nella condivisione e nella solidarietà. Tornare a messa, non pensare solo, come dicevo, finalmente possiamo tornare a messa, ma dire torniamo a messa, che è un bell'impegno, bello ma impegnativo. Ecco, queste sono alcune indicazioni che ci vengono da questa lettera che vi invito a leggere proprio per vivere e ritornare con spirito rinnovato al nostro celebrare insieme l'Eucaristia come comunità, vivendo poi da comunità trasformata dal Signore. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore risorto ci ha promesso il dono dello Spirito Santo. Egli prega in noi e ci sollecita a rendere ragione della nostra speranza. Con questa fede presentiamo a Lui le nostre suppliche. Diciamo insieme: Signore, salvaci. Per la Chiesa, tua sposa, perché obbediente ai tuoi comandamenti, sia sempre docile e fedele alla tua parola, preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che ci governano, perché ad imitazione di te che sei mite e umile di cuore, lavorino per il bene nella ricerca dell'unità, della giustizia, della pace. Preghiamo. Signore, salvaci. Per i popoli che vivono nella povertà a causa delle calamità naturali, delle guerre, delle ingiustizie, perché sia loro riconosciuto il diritto a una vita sicura e dignitosa. Preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio, perché sul tuo esempio il loro sacrificio stimoli l'edificazione di una società più giusta e rispettosa della vita umana. Preghiamo. Signore, salvaci. Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, perché testimoni la sua fede con azioni concrete di carità, per produrre frutti di conversione, di comunione e di santità. Preghiamo. Signore, salvaci.
Oggi ricorre il 20° mese del rapimento di padre Gigi Maccalli. Preghiamo il Signore e la Vergine perché possa veramente presto tornare in mezzo alla sua gente a celebrare anche lui l'Eucaristia e diffondere la sua parola. Preghiamo. Signore, salvaci. Perché il Signore accolga nel suo regno di beatitudine eterna la nostra sorella defunta Iole, preghiamo. Signore, salvaci. Portiamo sull'altare ora le intenzioni, le preghiere, le speranze che sono presenti nel cuore di tutti noi, perché il Signore le accolga e ritornino a noi con tutta la sua benedizione e partecipazione, preghiamo. O Signore misericordioso e fedele, concedici il dono pasquale dello Spirito Santo, perché ci insegni ad amare i fratelli e ad accogliere la volontà del Padre tuo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Questo è mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Daniele, tutti i Vescovi, sacerdoti, diaconi, noi tuo popolo che è redento. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, della nostra sorella Iole e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio.
Beati noi perché siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione, d'ora innanzi si sta al posto. Chi non la vuol ricevere si siede, gli altri stanno in piedi. Passa il sacerdote, si tira giù la mascherina solo quando il sacerdote è già passato. Bene, domani mattina riprendiamo le celebrazioni quindi a porte aperte. Ricordo che l'ingresso sarà solo dalla porta sulla strada, mentre l'uscita sarà dalla porta principale. Ci sarà fuori da domani uno incaricato per contare le persone, che il massimo possono essere 40,
e che si prega di disporsi a partire appunto dal primo posto disponibile, oppure entrando da questa parte vedere quali sono i posti disponibili contrassegnati. Così, obbedendo anche a queste norme, pensiamo di poter accogliere con spirito nuovo anche questa possibilità che ci viene data. Le messe ovviamente ritornano ad avere gli orari soliti: lunedì, martedì alle 9, mercoledì e giovedì alle 20:30 e venerdì alle 9. Giovedì è Santa Rita, o venerdì? Venerdì è Santa Rita, quindi ci sarà anche la benedizione delle rose per chi viene in chiesa con le rose, no, ovviamente, tenendole ben presente. Per le altre cose, se qualcuno ritiene di venire in chiesa così spesso, sapete che non ci sono i libretti, non si possono lasciare, per cui chi vuole può portarselo a casa e riportarlo quando viene all'Eucaristia. Vedremo di far arrivare comunque in settimana sia la lettera del Vescovo come queste indicazioni in tutte le case. Buona domenica e buona settimana a tutti. Oggi alle 5 la recita del Rosario, poi la benedizione eucaristica, come tutte le domeniche. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andiamo in pace.